Volevo condividere con voi questa mia avventura che è durata un anno per raggiungere l'obiettivo di attraversare lo stretto di Messina. E il 28 di giugno ho coronato finalmente questo sogno. Mi sono allenato tantissimo, ho fatto almeno 2 o 3 volte a settimana di nuoto, poi ho aggiunto anche altre cose. Eccoli qua, c'è un pochino di tifo. Lo stretto di Messina è qualcosa di unico al mondo. Diventa improvvisamente blu e come se ci fosse un abisso sotto. E quando sono arrivato dall'altra parte, finalmente ho cominciato a vedere la sabbia della Calabria che si avvicinava. In quel momento ho capito che ce l'avevo fatta e sono andato contentissimo fino a toccare lo scoglio e ho pronunciato il mio numero, che era il numero 12, e finalmente ho coronato il sogno di attraversare lo stretto di Messina. Sono contentissimo di aver completato questo stretto. Ho cercato di andare oltre la fatica, ho cercato di seguire un programma di allenamento costantemente, andando tutte le volte che dovevo andare in piscina, quindi mi sono allenato anche 5 volte a settimana, anche 6 volte a settimana. Questo è stato possibile grazie sostanzialmente alla forza di volontà. Ci sono una persona che quando si mette in testa di fare una cosa, fino in fondo ci mette l'anima finché non la ottiene. E questo spero possa essere di buon auspicio per tutti quanti. Non si molla mai, non si molla mai. Un bacio a tutti, grazie per avermi seguito.